emozione essere in una delle attività più antiche del nostro, della nostra piccola frazione, perché siamo sì una frazione, ma come dico sempre, Malvaglio ha sempre tantissimo da offrire. Se diciamo Emma Malvaglio, tutti associano a questa attività dove ci troviamo oggi, al Bar Emma. Allora, il Bar Emma è una delle attività, come dicevo, più antiche del paese, è stato anche certificato per quanto riguarda la tabaccheria. Partirei, Emma, raccontando un po' la storia di questo glorioso locale. Dai miei 42, però, visto che prima c'erano i miei genitori, giustamente, e poi vabbè, ho deciso di rimanere a casa io perché è finita la scuola, in effetti sono andata a lavorare 5 anni, poi ho deciso che rimanevo qua, quindi alla fine sono già 42 anni che sono qua io, ma l'attività era vecchia, diciamo la tabaccheria probabilmente un centinaio d'anni alla fine, perché la prima licenza che abbiamo trovato è del 1926, quindi siamo qua 100 anni, e anche i negozi più o meno, sia il bar, diciamo che una volta la chiamavano osteria, osteria dei quattro cantoni come si suol dire. E c'era anche la salumeria, eccetera, che adesso vabbè è stata chiusa. Comunque, quindi, diciamo che sono negozi centenari a questo punto. Quasi 100 anni di storia, e dicevamo prima che è stato anche certificato per quanto riguarda la tabaccheria, questa storica meta. Anche perché il premio, in effetti, è arrivato dalla Federazione Italiana Tabaccai, che mi ha chiamato, e giustamente hanno, anche perché suddividono queste T d'onore, come le chiamano loro, in due fasce, quelle di primo grado e di secondo grado, non ho capito come, ma probabilmente dopo i 40 anni sono di primo grado, le altre che le hanno prese probabilmente era di meno anni, hai capito? E niente, sono andata a Bergamo, perché addirittura mi è toccata anche fino a Bergamo per prendere la cosa, perché c'era la fiera lì dei tabaccai praticamente, e lì a Bergamo, e quindi hanno consegnato queste pergamene, perché alla fine è una pergamena e una piccola spilletta che adesso vi faccio vedere. Certo. La spilletta, quindi mia sorella che voleva la T d'oro, gli ho detto ti porto a casa, prendi la pergamena che c'è sulla T d'oro. Quindi ci siamo anche presi in giro, insomma. Quindi per arrivare a questi risultati bisogna lavorare duro, lavorare sodo, ma bisogna anche essere un po' innamorati del proprio lavoro, sì, perché senza una passione... Ti dirò che sono più innamorata da questa parte che dalla parte della Maccarea, però vabbè, ormai c'è, diciamo che è un po' uno specchietto per le allodi. Stiamo unendo le due cose assieme, certo, in effetti, certo. Tutti in paese riconoscono un po' questa passione. Come si fa a non stancarsi dopo tanti anni dietro il bancone? Ma forse perché è una cosa che piace, poi vabbè, cerchi di rinnovare sempre e avere le cose un po' alla moda, ma al di là di quello anche quelle esigenze che ha il paese. Certo che se rimani con le cosine di una volta, uno scappa. Forse è questo proprio il trucco. Esatto, anche cercare di avere qualcosa di nuovo, perché vabbè, la tabaccheria va avanti da sola in un certo senso, a parte stargli dietro però, ma la parte del bar in effetti devi avere qualcosa di particolare, perché già sei in un paesino, già ci sono una marea di supermercati, quindi se non hai qualcosa di innovativo o di diverso, è ovvio che non vai avanti. E infatti i clienti riconoscono tutto, esatto, questo, perché la bottiglia particolare, il certo, dolce particolare per le ricorrenze, insomma. Esatto. Quindi bisogna avere passione dietro il banconte, ma anche di ricerca. Sì, è vero che ogni tanto sei stanca, ma è normale, penso, in tutti i lavori, penso che dopo un po' sei un po' stanco, però anche perché magari non va qualcosa, lunedì
già scendi, non va la cassa, non va una cosa, non va l'altra, ti girano un po', però poi alla fine quattro parole col cliente, una cosa e un'altra, quindi alla fine deve comunque piacerti, come, penso come qualsiasi altro lavoro, e poi vabbè, qualche soddisfazione c'è, insomma, alla fine. Soprattutto immagino.